celebriamo la memoria di San Barnaba Apostolo. Barnaba, il cui nome significa figlio dell'esortazione. Un uomo virtuoso e pieno di Spirito Santo e di fede, così viene definito. Era maestro di catechesi nella comunità di Antiochia ed accoglie Paolo. Poi sappiamo che è stato inviato con Paolo presso i pagani e sappiamo anche del litigio a causa di Marco, che poi ha causato la separazione tra Paolo e Barnaba. Ecco, conosciamo il caratteraccio di Paolo. Una peste l'hanno definito, si è definito anche lui tale. Barnaba riesce a lavorare con lui, ma nello stesso tempo non cede a ciò che crede è opportuno mantenere. Quello che emerge anche dalla parola di Dio è questo uomo che vede la grazia di Dio nella comunità, si rallegra, esorta tutti con cuore risoluto nella fede. È questo di quello di cui abbiamo bisogno noi oggi. Uomini risoluti, capaci di dire, capaci di imporsi non per proprio temperamento, ma per quello che hanno nel cuore, per quello che portano nel cuore, per quello che vivono nel cuore come intimità con Gesù. Quindi non per caparbietà, non per spirito di contesa, non per superbia, non per orgoglio, ma perché quello che ho nel cuore, il rapporto con Cristo, è talmente importante e forte che mi fa essere uomo risoluto, donna risoluta. Ecco, davanti al tanto individualismo di oggi, anche a un certo incapacità di stare in piedi, inconsistenza, debolezza nel mantenere fedeltà al Vangelo, non tanto ai principi cristiani, quanto al Vangelo, alla persona di Gesù Cristo. A rimanere saldi nella fede, come abbiamo bisogno di questa risoluzione, cioè di essere uomini e donne risoluti, che non vuol dire usare la forza, ma vuol dire anzi, come Barnaba, vedere la grazia di Dio operante negli altri, riconoscere prima di tutto quello che Dio compie negli altri e gioire di questo. Barnaba è un uomo che, nonostante questa capacità di risoluzione nel cuore, è capace di creare rapporti. Crea rapporti con Paolo, lo introduce nella chiesa di Antiochia. Si mette in mezzo, fa da mediazione, cioè se Paolo merita di parlare, Paolo deve entrare. Ecco la risoluzione. Cioè, se è bene per questa Chiesa che si compiono determinati passi, si fanno. E se questo corrisponde alla volontà di Dio, si fa. Non perché va bene, non perché mi piace, ma perché è secondo Dio. Ecco quello che manca a noi. Noi mandiamo avanti prima il nostro io. Paolo Barnaba manda avanti il suo rapporto con Dio e il bene comune della Chiesa, per cui vede in Paolo una persona che serve alla Chiesa, che serve Cristo. Questa è la bellezza, questa è la libertà di agire e di fare secondo le intenzioni di Dio e non secondo il proprio cuore. Bellissimo questo. Ecco perché quando in una famiglia
c'è una persona simile, in una comunità c'è una persona simile. Si creano rapporti, si cammina, ci possono essere divergenze, ma si cerca il bene comune. Com'è importante allora che ci chiediamo, ma io da che parte sto? Se posso, mi tiro indietro, faccio quattro conti se mi fa comodo oppure no. Lascio i miei figli abbandonati alla televisione perché così riesco a fare quello che voglio. Oppure alla comunità, basta che decidano. Ecco, stare dentro. Metterci le mani, il cuore dentro a dove il Signore mi ha posto nella situazione. È un uomo di pace, è tessitore di rapporti. È un uomo che prega, sta sottomesso allo Spirito. Ecco, la sottomissione allo Spirito non vuole dire un omino che non sa decidere, che non sa mai prendere posizione. Anzi, no. Lo Spirito ti tira fuori. Lo Spirito ti fa camminare e dire quello che non avresti mai detto qualche giorno prima. Noi abbiamo tanta paura di perdere la faccia, soprattutto per Dio. Abbiamo tanta paura di dire le cose chiamandole con il loro nome, soprattutto per Dio. Eppure questa parola, questi uomini, ci dicono che basta anche uno solo, che ci conduca, che ci sia d'esempio. Se basta un giusto per salvare una città, è pur vero che basta appunto una persona fondata in Cristo per salvare una famiglia, una comunità, un luogo di lavoro. Allora dobbiamo un po' svegliarci dal sonno. Barnaba è stato un maestro per Paolo, non soltanto un compagno, è stato anche un maestro. Ha indicato Gesù Cristo e ha indicato come andare ai fratelli. Direi che è un uomo appassionato di Dio. E allora, io di che cosa sono appassionato, appassionata? Per cosa mi espongo? Per cosa emergo? Perché anche emergere, anche guidare, anche stare ai primi posti è importante, ma secondo lo Spirito. È pericolosissimo avere nei primi posti uomini che si definiscono poveri ma sono arroganti. Abbiamo bisogno di uomini virtuosi, risoluti, ma sottomessi allo Spirito. Che ci dia il coraggio allora questa parola, di rifare ordine dentro di noi, di non andare perché me la sento o no, ma di andare a cercare quello di cui ho bisogno, perché la mia famiglia viva, perché la mia comunità viva, perché la mia chiesa viva, ed esporci. Paolo ha preso Barnaba, l'ha introdotto, non ha avuto paura di perdere la faccia né di perdere la sua posizione. Era bene per Paolo ed era bene per la chiesa di Antiochia. Che cosa è bene per la mia famiglia, per la mia comunità? Perché lo Spirito possa lavorare, perché lo Spirito possa operare. Ecco, prendiamo allora una decisione risoluta nella fede. E il Signore ci benedirà.